Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di tre argomenti perché sono intersecati tra di loro. Il rinnovo di Dybala, che è una notizia già archiviata, l'abbiamo già messa via, sappiamo già, Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus e ci tengo a rispondere anche a una domanda che mi fate sempre: ci sono possibilità che Dybala rinnovi in extremis? Vi dico, per quanto mi riguarda, no, al 99.9% Paulo Dybala non sarà più un calciatore della Juventus. Il prestito di Moise Kean è quindi legato all'obbligo di riscatto dell'attaccante italiano che in questo momento è in prestito appunto dall'Everton, e l'interesse per Raspadori di cui si è vociferato in queste giornate, perché si sta parlando tanto di Raspadori come possibile, probabile, plausibile, ipotetico, ve le ho messe tutte, erede di Paulo Dybala. Attenzione, non ragioniamo su questi binari, non facciamolo. Come all'epoca Dybala non era l'erede di Tevez, non ipotizziamo Raspadori erede di Dybala. E vi dimostrerò un'altra cosa, perché mi è venuto in mente qualcosa e voglio veramente farvelo vedere a livello economico. Cerchiamo di capire se tutto questo rientra. Andiamo subito avanti. Questi sono gli stipendi annui netti dei calciatori presenti nella rosa della Juventus attuale, ok? Preso da DAZN, potete guardarveli molto tranquillamente. La Juventus si è messa una specie di salary cap interna, un tetto massimo della società sugli 8 milioni di euro netti a stagione, che è quello che percepisce De Ligt, giocatore più pagato della rosa. Dybala avrebbe rinnovato a 8 fissi più bonus, si vociferava un paio di milioni di euro, alla fine invece è stato liberato a parametro zero. Avete inquadrato questa lista? L'avete memorizzata? Perché anche poi tra poco tornerà fuori, ci saranno altre occasioni in cui vi richiederò uno sforzo. Focalizzatevi su quelli che sono gli ingaggi e aggiungo io, concentratevi, Vlahovic a parte, sui calciatori che sono arrivati di recente alla Juventus e quelli invece che arrivano dal pre-Covid. De Ligt pre-Covid 8 milioni, Dybala pre-Covid 7 milioni e mezzo, Rabiot pre-Covid 7 milioni, appunto Vlahovic che è l'unica eccezione, Szczesny pre-Covid 6 e mezzo, Bonucci pre-Covid 6 e mezzo, Alexandro pre-Covid 6 e poi i 5 in giù, tutti quelli post-Covid a parte Vlahovic. C'è una motivazione dietro tutto questo, andiamo nel dettaglio. Due rapidi conti. Dybala avrebbe firmato appunto 8 più 2 fino al 2026, tenendo a mente solo la parte fissa per 4 anni abbiamo 64 milioni di euro. Kean costerà invece 28 più 3 di bonus per il riscatto, con 4 di prestito l'anno prossimo. Per Raspadori si parla di 35 milioni di euro totali di cartellino. Andiamo nel dettaglio, questo è il comunicato ufficiale della Juventus su Moise Kean. Abbiamo 7 milioni di euro di prestito biennale, 3 per questa stagione, 21-22, e 4 per la prossima stagione, 22-23. 7 totali, 3 più 4. L'accordo prevede un obbligo da parte della Juventus di acquisire a titolo definitivo il calciatore al raggiungimento, ascoltate, di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022-2023. Cosa significa? Che la Juventus non è obbligata oggi a riscattare Moise Kean. Si guarderà dall'anno prossimo. Se l'anno prossimo, nella stagione dell'anno prossimo, che costerà 4 milioni per il prestito, andremo a realizzare, a valorizzare questi determinati obiettivi, andremo a centrare questi obiettivi sportivi, allora soltanto in quel caso scatterà l'obbligo di riscatto, che è di 28 milioni di euro pagabili in 3 esercizi più 3 di bonus al raggiungimento di ulteriori obiettivi. Quali sono questi obiettivi? Non lo so, non sono stati rivelati, non è dato saperlo, quindi non sappiamo ad oggi quando andranno a scattare questi obiettivi, che è un po' sulla falsa riga di quello che è stato fatto con Chiesa, dove abbiamo l'obbligo di riscatto in questa stagione che non è obbligo di riscatto ma sarà verosimilmente riscattato, almeno me lo auguro, diversamente da quanto è stato fatto con Locatelli, perché il Sassuolo invece ha previsto l'obbligo punto, quindi Locatelli andrà riscattato a tutti i costi. Quindi bisognerà capire questa cosa qui, ma ci torneremo sopra tra poco. Analizziamo nello specifico, nel dettaglio, i contratti. Paulo Dybala, classe 93, scadenza di contratto, rinnovo di base 8 milioni, facciamo 8 invece che 8 più 2, rimaniamo sul tetto massimo della Juventus per 4 anni. 8 netti sono circa 16 lordi, facciamo il per 2. Ovviamente quando parliamo di questi conti sono conti tanto al mucchio, non sono commercialista, non sono laureato in economia, non è un discorso di bilanci, è per cercare di farvi capire nel dettaglio, ma non troppo, quindi a spanne più che altro. Quindi 2022-23,
23-24, 24-25, 26-25, tutti gli anni 16 milioni di euro che la Juventus dovrebbe sborsare per trattenere Paolo Dybala, che avrebbe 30 anni, 31 anni, 32 anni, 33 anni. I prossimi 4 anni sarebbe stato così, 16 per 4 fa 64 per 4 stagioni. Quindi arrivereste ad avere un Dybala 33enne al rinnovo, alla scadenza del contratto che verrebbe rinnovato in questa stagione nel 2025-2026, spendendo 64 milioni. Questo è abbastanza facile perché Dybala è tuo, parametro zero, è già ammortizzato, il cartellino e tutto, bla bla bla. Andiamo avanti. Moise Kean dell'Everton, classe 2000, prestito bene alla Juventus, dicevamo prima, 4 anni il primo anno, 3 anni, 3 milioni il secondo, forse era viceversa, non mi ricordo, ma poco cambia. Cartellino, riscatto 2022-23, 28 milioni più 3 di bonus. L'ingaggio, lo abbiamo visto prima, è di 2.5 netti, quindi dovrebbero essere circa 5 lordi. Dipende dal decreto crescita, perché Kane comunque ha fatto 2 stagioni all'estero, io mi attengo ai dati che abbiamo visto prima con DAZN e fa così. Quindi 4 per il prestito, 5 di stipendio, sono 9 milioni, 22 anni, più 3 più 5 fa 8, quindi per il prestito la Juventus paga circa 17 milioni di euro totali tra Everton e Moise Kean, tra il prestito e l'ingaggio. Se poi viene riscattato sono 28 in 3 esercizi, che sono 10, 9, 9, facciamo presto, e sono 10 più 5, 9 più 5, 9 più 5, un totale di 60 milioni di euro in 5 anni. Se aggiungiamo i 3 di bonus di cui parlavamo prima, sono 63 milioni di euro che la Juventus dovrebbe sborsare per trattenere Kean in rosa con questo ingaggio al termine del riscatto da parte dell'Everton in 5 stagioni, e nel 2025-2026 avresti un Moise Kean 26enne. Dalla prossima stagione in poi, perché questa l'abbiamo già pagata, sono 51 milioni di euro più 3 di bonus in 4 anni, quindi avresti 54 milioni di euro circa spesi per Moise Kean. Raspadori, Giacomino Raspadori, ipotetico prestito biennale alla Juventus, quindi sulla falsa riga di quello che è stato fatto con Locatelli o con Kelly che abbiamo visto prima, 5 milioni quest'anno, 5 milioni l'anno prossimo, il riscatto a 25 milioni, quindi sono 35 che è il costo del cartellino che si sta leggendo in questo momento. Facciamo un ingaggio di 2 milioni, al momento Raspadori percepisce 100.000 euro di ingaggio e sono circa 4 lordi, quindi 5 più 4, 5 più 4 più il riscatto, facciamo 13 e 12 in 2 stagioni, andresti a pagarlo 51 milioni di euro in 4 stagioni con un Raspadori 26enne. Cosa significa? Andiamo a fare il riassunto. Dybala con 93 in 4 anni ti costerebbe 64 milioni di euro solo per l'ingaggio. Kean che è un 2000, 63 milioni di euro ingaggio più cartellino per 5 anni. Raspadori ti costerebbe 55 milioni di cartellino più ingaggio per i prossimi 5. Ipotizziamo 5 anni di contratto invece che i 4 che abbiamo visto prima, quindi con la possibilità di dividere ancora, se vogliamo, di più il pagamento. E con queste cifre iniziamo a capire bene l'idea che ha la Juventus in questo momento sul mercato. Qui abbiamo messo una bella immagine di Kean e Raspadori. Perché? Perché c'è un motivo. Domanda da 1 milione di euro. La Juventus sta cercando di abbassare il costo, quindi esce Dybala ed entra Raspadori, e quindi abbasso quello che è l'ingaggio del mio attaccante, della mia mezza punta, o stiamo cercando di non riscattare Kean per virare poi su un profilo differente? Per quanto mi riguarda, l'erede di Dybala non sarà uno solo e non sarà un attaccante, quindi ve lo dico sempre, non ragionate, vi prego, non facciamo l'uno a uno, esce Dybala, entra Raspadori e quindi abbiamo non rinnovato Dybala per prendere Raspadori, perché non è così, lo abbiamo visto anche sui costi, sulla gestione, non è così. Quello che leggiamo ad oggi, le cifre che leggiamo su Raspadori si avvicinano molto di più alle cifre che stiamo pagando per Kean. Quindi mi viene da dire che forse Raspadori è cercato per essere l'attaccante che va a completare il reparto, quindi l'alternativa a Kean, non riscatto Kean, non vado avanti con Kean e mi metto lì Raspadori. Qui però c'è un fattore che entra in gioco, è possibile interrompere il prestito nei confronti dell'Everton? Vi rimetto il comunicato, qua non c'è scritto, sembra quasi che la Juventus abbia, non dico l'obbligo, ma quasi un dovere morale per aver fatto questa trattativa con l'Everton nel dover andare avanti con un altro anno e poi vediamo se scatta l'obbligo, ma non c'è scritto da nessuna parte che la Juventus sia obbligata ad avere anche l'anno prossimo il prestito di Moise Kean. Andiamo avanti. Ovviamente spero di aver fatto bene i conti, ma secondo me all'incirca ci siamo. Dopo tutta questa pappardella, quindi concludo così, alla Juve oggi interessa mantenere basso il monte ingaggi e quindi mantenere bassi i costi di gestione annuali, quelli che sicuramente ogni anno devi andare a pagare, anche a costo di perdere a 0 euro i calciatori, come nel caso di Dybala. È giusto
o non è giusto, io questo non ve lo so dire. Io ovviamente tratterrei i calciatori forti, perché io da tifoso preferisco vedere il calciatore forte, ma non devo rispondere sotto il punto di vista del bilancio. Negli ultimi anni la Juventus ha avuto difficoltà economiche, lo sappiamo tutti, e quindi in questo momento la Juve potrebbe anche monitorare i parametri zero, le occasioni di mercato dall'estero per usufruire del decreto crescita. L'importante è sempre mantenere bassi i costi di gestione annuali, quindi se, faccio l'esempio, Pogba che arriva e prende 10 milioni di euro, col decreto crescita il lordo e il netto non sono uguali a un giocatore che andrebbe a fare il lordo netto ma giocando in Italia. Avreste degli sgravi fiscali più elevati e questo permetterebbe alla Juventus di poter dare più soldi a Pogba pagando come se fosse un ingaggio minore, tipo da 7 milioni di euro, rientrando così nel tetto massimo che la Juventus si è data. Però questa è un'occasione di mercato, è un giocatore a parametro zero, è un giocatore che rientra nel decreto crescita, è sì un campione, però ci sono quelle cose lì legate a il denaro, i soldini. Qua vi metto un commento, perché secondo me era molto interessante e si apre un'altra discussione. Un ragazzo che mi ha scritto su Twitter mi dice: non è ottica di sostituzione, è valore assoluto del calciatore. A 35 milioni hanno venduto Camavinga, a 30 venderanno Gravenberg che sta andando al Bayern Monaco. Noi avremmo speso 70 milioni tra Locatelli e Raspadori, due giocatori mediocri. Dimmi te se fanno più la differenza loro due o un Milinkovic-Savic. Questo è molto interessante. E dico, questo è tutto un altro discorso, assolutamente condivisibile. Aggiungo un particolare che è però abbastanza importante. Noi stiamo lavorando sui prestiti biennali con obbligo di riscatto perché non siamo in grado di sborsare tutto e subito, o almeno da due anni è così. Poi sottolineiamola, questa non è una cosa positiva per la Juventus, ma ad oggi è necessaria. Nelle ultime due stagioni sono stati molto attenti ai conti per via di una situazione economica non freschissima in cui Cristiano Ronaldo percepiva 31 milioni di euro netti all'anno senza decreto crescita, che sono 62 solo per lui, La speranza è quella di poterne uscire al più presto. Ad oggi noi non siamo competitivi su quel fronte, quindi se il Bayern Monaco va e dice Gravenberg cosa costa? 30 milioni, gli sborsa 30 milioni. La Juventus non sempre è pronta a dire va bene 30 milioni tieni, magari ti dà 15 quest'anno, 15 l'anno prossimo. Aggiungiamo poi che il ragazzo in questo momento avrebbe molta più voglia probabilmente di giocare il Bayern Monaco piuttosto che nella Juve, e la frittata è fatta. Quindi bisogna avere pazienza, e questa pazienza mi ricorda i bei tempi andati. Questo è il primo mercato di Marotta e Paratici, rivoluzione con un mix tra prestiti e titoli definitivi, tutti acquisti dilazionati nel tempo, anche lo stesso Bonucci, 15 milioni di euro sì, ma pagabili in 3 stagioni. Cosa vi ricorda? Lo abbiamo appena visto. Alcuni saranno flop, che ne so, Rinaudo, Aquilani, Krasic, il Malaka Martinez, altri invece diventeranno la spina dorsale del primo scudetto di Conte, cioè Storari, Bonucci, Pepe, Quagliarella. E intanto è un input che vi sto dando. Secondo mercato Marotta Paratici, perché non dimentichiamoci mai che quest'anno che Rubini arriva bene fanno il primo mercato. Questo era il primo mercato Marotta Paratici. Vediamo il secondo. Lichtsteiner, Ziegler, Elia, Stigarribia, Giaccherini, Pirlo, Vidal, Vucinic. Secondo mercato, prestiti, si aggiungono i parametri zero come Pirlo, Ziegler, pazienza, e i definitivi. In due stagioni, come abbiamo potuto vedere, è stata completamente rivoluzionata la rosa, e sempre con pagamenti suddivisi, perché quando hai pochi soldi o hai meno soldi di quanto ti puoi aspettare, così devi fare, devi cercare di diluire. Competitivi, non competitivi, all'epoca non lo eravamo, e facendo dei mercati fatti bene, ragionati, e cercando anche di salvaguardare il lato economico, perché la Juventus fino a l'acquisto di Higuain è sempre stata molto attenta ai conti, sempre fatto dei colpi contenuti, e poi negli ultimi anni invece ci siamo abituati ai colpi da 90, Higuain, Ronaldo, De Ligt, Chiesa, Vlahovic, ma non è sempre stato così, anzi all'epoca quando non vincevamo appunto questi erano i mercati, e con questi mercati siamo tornati a vincere. E qua vi dico Ken come Aquilani, perché all'epoca fu un prestito di un anno, poi rispedito al mittente il Liverpool, che poi lo diede al Milan in prestito, per virare su un altro profilo a zero a Pirlo in quel caso lì, e tra l'altro Aquilani poi va al Milan al posto di Pirlo proprio, insomma è stato un giro un po' particolare. Questo potrebbe essere il destino di Moise Kean, se ne va Ronaldo gli ultimi giorni di mercato, facciamo questo prestito biennale che nel secondo anno diventa obbligo di riscatto, però io magari al secondo anno non ci arrivo, te lo rispedisco indietro perché voglio virare su un altro profilo che è Giacomo Raspadori, che non è l'erede di Dybala, bensì è il sostituto di Moise Kean per completare l'attacco. Come all'epoca Aquilani, avevamo anche il diritto.
Però dopo un anno ho capito che non era quello che stavo cercando, vado su un altro profilo e Andrea Pirlo. È mica male, eh? Potrebbe essere una roba di questo tipo. E allora vi dico, nel giro di due mercati può cambiare tutto. Questa è la rosa che aveva in mano Andrea Pirlo l'anno scorso. Ovviamente bisogna togliere De Sciglio e Urgani perché non erano giocatori di Andrea Pirlo. E allora vi dico, ho sottolineato quelli che secondo me l'anno prossimo saranno ancora in rosa. Tanti non ci saranno più, perché come vi dicevo prima, in due mercati Marotta Paratici rivoluzionato la rosa, stessa cosa stanno per fare che Rubini arriva bene, con una differenza, che questi saranno mercati verosimilmente sotto lo stesso allenatore, Massimiliano Allegri, che darà input su chi cedere, chi non rinnovare, chi rinnovare e chi acquistare, i ruoli, i moduli, quello che è. E vi dico, attenzione, Artur, Rabiot e Sandro verranno ceduti per via degli ingaggi? Dato che stiamo ragionando sull'abbassare i costi di gestione della Juventus e dato che abbiamo visto quella tabella all'inizio, questi sono tre giocatori che hanno il pallino rosso. Poi ci sono anche Tech e Bonucci, se vogliamo, nel mirino. Discorso diverso. Sono giocatori titolari. Rabiot, per essere titolare, e questo sta garantendo, è vero che anche Rabiot ha il decreto crescita, sembra un po' troppo alto. Stessa cosa forse per Arthur, che se arriva una buona offerta si può cedere e si può monetizzare quello che all'epoca era stata una plusvalenza, ma con uno scambio con un calciatore, con Pjanic, si potrebbe riciclare in denaro fresco da reinvestire sul mercato. Alexandro ormai è giunto alla fine dell'ammortamento, il suo cartellino sarebbe già scaduto, è stato rinnovato e percepisce troppo, è alla Juventus da troppo, è un giocatore che ormai ha fatto il suo corso e quindi uno di quelli probabili partenti. Quindi se oggi devo fare un ragionamento, Alexandro, Rabiot e Artur, per quanto mi riguarda, sono giocatori che la Juventus potrebbe cedere benissimo. Non dimentichiamoci che poi Rabiot tra un anno va in scadenza di contratto, se si vuole cercare di monetizzare questo è l'anno giusto, l'anno prossimo scade anche Rugani, che è un altro di quelli che a costi di gestione troppo alti, 3 milioni e mezzo per una riserva non ha senso. Poi magari il prossimo anno si farà come con De Sciglio. Rinnovi al ribasso, ribasso vero? Sì, no, si rinnova. Bernardeschi rinnovi al ribasso, ribasso vero? No, voglio 4 milioni. E infatti Bernardeschi non è in giallo. Verosimilmente Bernardeschi verrà ceduto, non farà parte della Juve dell'anno prossimo. Perché? Perché la Juve sta ragionando sui cartellini dei calciatori, non sui cartellini dei calciatori, sugli ingaggi dei calciatori, per mantenere basse le spese di gestione ogni anno. E quindi qua vi dico, il riscatto di Morata e l'acquisto di Raspadori potrebbero essere un indizio sul prossimo anno di partenza, un 4-4-2 o 4-2-3-1, che dir si voglia, con la possibilità di adattare uno dei due, quindi Morata e Raspadori, all'esterno sinistro in caso di tridente di tanto in tanto, perché con Allegri non esistono moduli fissi, quindi magari partiamo col 4-2-3-1, ma c'è quella partita che devi giocare 4-3-3, l'ha ribadito anche nella conferenza stampa di oggi, e quindi in quel caso magari se sei tirato, Morata, mi fai l'ala nel 4-3-3? Sì, però si parte dall'inizio pensando che Morata e Raspadori insieme a Vlahovic e chissà chi altri possono essere gli attaccanti centrali del 4-2-3-1. E quindi ancora una volta vi chiedo una cortesia, non focalizzatevi su Raspadori come erede di Dybala, che non è così, non lo è, non lo sarà e non potrà esserlo. Sono calciatori diversi per caratteristiche, sono simili fisicamente, ma uno è una punta, uno è un fantasista, uno è una mezza punta, uno può giocare su tutto il fronte d'attacco. La Juventus non sta pensando a sostituire uno a uno Dybala Raspadori. Potete stare tranquilli, la Juventus sul mercato ragiona per necessità e ruoli scoperti. È ovvio che se esce Dybala, che è un attaccante, allora servirà un attaccante. Io credo che in questo momento sia giusto comprare un terzino sinistro posto di Alexandro, aumentare la qualità del centrocampo, che è un po' quello che dicevamo prima, fare qualcosa davanti per sistemare le uscite, perché magari esce Dybala, Bernardeschi e Ken, solo Raspadori ovviamente non è sufficiente. E io ieri vi avevo fatto questa cosa qui, ve l'avevo buttata qui e ho detto, ma voi firmereste per una Juventus del genere l'anno prossimo? Attenzione qua, passo indietro, non focalizzatevi sul 4-3-3, non focalizzatevi su Cuadrado e a sinistra sì, ma è una riserva. Io vi sto dicendo, questa rosa della Juventus, rosa, prendete, questa è la rosa della Juve, terzino sinistro ce lo mettete voi perché non ho idea di chi metterci. Firmate per avere questa rosa della Juventus, che è quello che vi dicevo prima, un terzino sinistro, aumentare la qualità del centrocampo e sistemarsi davanti. Ne dico un'altra, credo che questo sia un mercato troppo oneroso per le nostre possibilità, quindi impossibile da vedere questa squadra. Milinkovic-Savic è uno di quei colpi che magari farlo,
Ma chi ce li ha 70 milioni di euro minimo da dare a Lotito e magari in un'unica soluzione? Che non penso che Lotito voglia accettare il prestito biennale di Milinkovic-Savic con obbligo di riscatto a determinate condizioni sportive e inizia a pagartelo fra 2 anni in tre tranche. No, Lotito non te lo fa. Il Sassuolo sì, perché questo fa il Sassuolo, sopravvive in questo modo e sopravvive bene tirando sempre fuori dei giocatori importanti e interessanti. Lotito no, pagare moneta, vedere cammello. E quindi su 18.000 persone che hanno visualizzato la storia, ben 5.251 firmerebbero, 825 no. In tanti non sono convinti dell'attacco, concordo che si possa fare meglio, penso anche che Chiesa non sarà subito disponibile, però ribadisco, non focalizzatevi solo sul 4-3-3, potrebbe essere 4-2-3-1 e allora in qualche modo vedrai che l'incastri, perché Allegri ha sempre fatto così, non è mai partito di principio da un modulo, ha sempre costruito con quello che aveva. Attenzione, questo video è per farvi capire quelle che sono le intenzioni della Juve dell'anno prossimo, e cioè abbassare i costi di gestione. Perché piuttosto riscatto Morata ma non rinnovo Dybala? Perché uno andrebbe a guadagnare 8+2, l'altro guadagna 5. Perché andrei a prendere Raspadori piuttosto che Ken? Perché sono parità, mi costerebbe meno la gestione, è un giocatore che magari ritengo anche più pronto e più adatto, e posso anche abbassare leggermente eventualmente l'ingaggio. Oppure non sono costretto a riscattare un giocatore che in questo momento non mi ha convinto al 100%. Perché Jorginho, nonostante prenda tanto, perché Rudiger, nonostante prenda tanto, possono essere colpi possibili, plausibili per la Juve? Perché venendo dall'estero c'è il decreto crescita. Rudiger a parametro zero, Jorginho potrebbe svincolarsi o comunque costare molto poco per le questioni del Chelsea. Perché Savic lo vedo difficile? Perché ha una parte fissa molto elevata. Perché Pogba invece lo vedo più probabile? Perché è un parametro zero, viene dall'estero e c'è il decreto crescita. Queste sono le linee guida, ve l'ho già detto tante volte, ci sono delle linee guida da seguire. E spero di avervi convinto abbastanza in questo video spiegandovi che no, Raspadori non sarà l'erede di Paolo Dybala, non ci sarà un singolo erede di Paolo Dybala, la Juventus cercherà di spalmare la qualità di Dybala un po' su tutto il campo, che possa essere un attaccante, un esterno, un centrocampista o due o un terzino sinistro di qualità. E quindi fatemi sapere quella che secondo voi sarà la Juve dell'anno prossimo. Io qua l'ho buttata giù così, è un gioco, tanto perché siamo in aprile ragazzi, non è ancora finita la stagione, è impossibile beccarla. Però con delle linee guida possiamo iniziare a fare dei nomi e dirci: questo è possibile, questo non è possibile, questo potrebbe servirci, questo ci serve da matti, ma figurati se arriva, e così via. Fatemi sapere un po' anche le vostre opinioni.